Buonasera e buon sabato. I bimbi dell'Ucraina protagonisti dei Grest organizzati dalle parrocchie di Novara, in particolare da quella di Lumellogno. Sentiamo. Nei giorni scorsi ha preso il via il tradizionale centro estivo organizzato dall'Associazione Oratorio Circolo Anspi Pier Lombardo Lumellogno, frazione alle porte di Novara. Un centro estivo che per l'edizione 2022 si propone ancora di più all'insegna dell'integrazione e della scoperta, non solo perché dedicato alle grandi avventure di Marco Polo, ma soprattutto perché pensato in termini di rete e solidarietà nei confronti della comunità ucraina. Grazie al sostegno di Fondazione Comunità Novarese Onlus, che ha deciso di stanziare un contributo di 15.000 euro, il centro estivo della durata di 8 settimane potrà accogliere 45 bambini profughi residenti in città. Il centro estivo si svolge negli spazi della scuola primaria in una realtà multietnica al confine tra città e campagna, già segnata dalla presenza di case popolari e dove la scuola conta una quarantina di alunni e le richieste di aiuto alla parrocchia arrivano costantemente. Le attività educative per i più piccoli non si sono fermate nemmeno durante i 2 anni di Covid, accogliendo bambini da tutta la città e superata l'emergenza sanitaria è comparsa quella umanitaria con l'arrivo di migliaia di profughi ucraini. In questo contesto abbiamo voluto accogliere la richiesta di padre Iuri, dice Don Fabrizio Mancin, parroco di Lumellogno e presidente del Circolo Pier Lombardo. Questi bambini, che sono fuggiti con le madri dalla guerra, superato lo scoglio della prima accoglienza, meritano di passare un'estate serena. E così è stato messo in moto una macchina organizzativa e un progetto per poter accogliere il più possibile nel centro estivo, trovando nella Fondazione Comunità Novarese Onlus un preziosissimo alleato. Dai 6 ai 12 anni i bambini svolgeranno le attività insieme a tutti gli altri, in tutto oltre 160 bambini, nel concetto di educazione e scambio tra pari, tipico degli oratori. Ad affiancarli 3 educatrici madrelingua che riserveranno loro ogni giorno momenti di attività specifica e 4 mediatrici culturali che stanno frequentando il corso attivato da Filos Formazione di Novara, sempre grazie al Fondo Emergenza Ucraina della Fondazione Comunità Novarese Onlus. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di animali e di un interessante contest fotografico. Sentiamo. Al via il contest fotografico Ehi amico, scattami una foto. Marco Negrini, presidente di Empa Novara, Emanuele Azzonca, presidente di Ampana Novara, Raffaele Lanzo, assessore comunale alla sicurezza, Ezio Romano, rappresentante del Centro Servizi per il Territorio di Novara, lo sponsor Codine Felici, negozio di animali, rappresentato dal titolare, hanno presentato il contest promosso da ART, Associazione Risorse Territoriali, in collaborazione appunto con Ampana, Empa, Andromeda, Arte Lab. Lo scopo è quello di valorizzare e esprimere il rapporto di amore e rispetto verso tutti gli animali in generale, senza distinzione di specie, in un click fotografico. Incentivare e promuovere l'adozione consapevole degli animali ospite del canile gattile sanitario del Comune di Novara e della struttura rifugio gestiti da EMPA. Favorire la ricerca di volontari motivati a operare con amore e passione nelle strutture e nelle associazioni. Promuovere la sensibilità dell'amministrazione comunale di Novara verso gli animali con le indicazioni fornite anche dal nuovo sportello informativo per gli animali del comune che si trova a Olengo e che è gestito dai volontari di Ampana. L'associazione ART si occuperà della raccolta delle opere fotografiche che dovranno essere inviate a cultura@asrt.org entro il 31 agosto. Il contest prevede l'invio di un'unica foto a partecipante, unitamente ad una donazione liberale da destinare al rifugio EMPA. Regolamento e modalità di partecipazione si possono trovare sul sito di ART, Associazione Risorse Territoriali, asrt.org. Allo scadere del termine tutte le foto pervenute verranno selezionate da una commissione interna istituita da ART, Ampana, EMPA e gli scatti migliori verranno esposti per una settimana nel mese di settembre in date e location ancora da definirsi. Il contest è patrocinato dal Comune di Novara e dalla provincia. Voltiamo pagina e parliamo di Valsesia Musica, presentati i nuovi concorsi che si terranno il prossimo autunno. Quest'anno i concorsi sono, come negli anni scorsi, 3. Il lavoro di Valsesia Musica continua. Abbiamo dovuto spostarci dal mese di settembre fino al mese di dicembre. E i nostri concorsi saranno 30 settembre la semifinale e 1 ottobre la finale del concorso di canto lirico. In fase di selezione abbiamo dovuto portarla online per tanti motivi. I motivi sono che la pandemia è finita o quasi, sta per finire, ma c'è la guerra tra Ucraina e Russia, ci sono i problemi degli
cambiamenti. Oggi come oggi un volo in economy dal Giappone all'Italia costa 2000 euro, per dire, non costa più 600-700 euro. E subito dopo ci sarà la fase online del concorso Monterosa Cavai, che quest'anno ha una novità perché vogliamo puntare sui giovani, soprattutto per il futuro. La novità è di quest'anno che abbiamo anche la sezione per fiati, quindi abbiamo pianoforte, archi e fiati. Il concorso di un'orchestra sarà quello che chiude, diciamo, i lavori di quest'anno e sarà tra il 6 e l'8 di dicembre. La finale sarà proprio il giorno dell'Immacolata in teatro, al Civico, e in quell'occasione presenteremo al Teatro Civico i tre giovanissimi vincitori del premio assoluto del concorso Monterosa Cavai. L'UMPLI, l'Unione delle Pro Loco d'Italia, è sempre più tecnologica. Sentiamo. L'accordo di collaborazione tra UMPLI Piemonte e Tabui con il patrocinio della Regione ha fatto i primi passi, cammina, si sta mettendo a correre. Le Pro Loco hanno infatti imparato ad usare l'app per segnalare i luoghi di interesse, i beni naturalistici ed artistici da far conoscere e le mille ricchezze del Piemonte. La partnership tra UMPLI Pro Loco e l'app tutta piemontese Tabui, cane da tartufi nel dialetto, è dunque dedicata alla promozione delle risorse turistiche, materiali e immateriali della regione. L'obiettivo è quello di far transitare sulla app, famosa per la sua realtà aumentata, oltre alle informazioni turistiche grandi e piccole, anche tutte le manifestazioni targate Pro Loco, dando così a milioni di utenti la possibilità di sapere ciò che accade intorno a sé o nella località dove si vuole andare. L'UMPLI Piemonte è l'ente che rappresenta, aiuta e promuove l'attività delle oltre 1000 Pro Loco piemontesi. Si collega a sua volta con l'UMPLI nazionale e con le 8 UMPLI provinciali, costituendo così una rete di associazioni di volontariato sociale unica nel suo genere in Italia e nel mondo. L'app Tabui è una realtà tecnologica made in Piemonte con sede ad Alba, espansa però a tutta l'Italia e all'estero grazie alla continua implementazione degli utenti che fornisce una capillare informazione turistica. Ed ora, come ogni sabato, spazio alla rubrica QK a cura di Jacopo Fontaneto. Scopriamo la ricetta gustosa di oggi. C'è tanto della cucina lombarda e piemontese che deriva dalla Spagna, dalla sua occupazione e anche, soprattutto, dal catalano. I mondeghili milanesi che derivano appunto dalle polpette che si trovano tra l'altro anche qui al mercato di Barcellona. È un sacello di storia della gastronomia e Maria Teresa Di Marco lo racconta in un libro. Allora, l'idea è nata dal fatto che viviamo qui da 8 anni e anche da un amore sconfinato per i mercati. Diciamo che il mercato è stato il primo posto in cui, appena trasferita qua, mi sono sentita a casa. Mi sono sentita a casa, nel senso che misuravo sì la differenza rispetto a quello che trovavo in Italia, ma anche era un mondo da esplorare e molto molto interessante. Ciao, sono Marco Lecis, lo chef del Baccaro. Lavoro qua in un piccolo ristorante veneziano, italiano, giusto al lato della boccheria. E oggi vi presento il piatto del filetto con tutte le verdure e pure la carne che abbiamo comprato qua in boccheria. È il filetto di vacca vieca, infiltrato, solo lo aggiustiamo, lo piastriamo e via. E lo compriamo da Soler, del Soler Capelli, il nostro fornitore. Tutte le verdurine le prendiamo dal signor Petras, che ci fornisce tutte queste verdurine di stagione, e pure la signora di Calal Negit. Le verdurine solo le piastriamo. E poi le finiamo in forno insieme alla carne, mentre la melanzana, che facciamo una ricetta un po' più fuori dall'Italia, diciamo in Grecia, andiamo in Grecia per fare una baba ganoush, che la facciamo direttamente alla fiamma e poi la condiamo con tutti i suoi altri ingredienti e poi scaldiamo. Pepe verde uguale, facciamo un pepe verde classico con la panna, il pepe in grani e un po' di cognac, sfumiamo e lo facciamo ridurre. E la demi-glace, che tarda un po' più di giorni, la lasciamo quasi 2 giorni scolando e riducendo. E niente, qua assembliamo tutto e infine un filo di olio di aneto per rinfrescare un po'. Buon appetito! Per questo meraviglioso piatto del nostro chef Marco Lecis abbiamo scelto un vino del Piemonte, un vino che a noi piace molto, perché è un vino che rispecchia un po' tutti i gusti, è un vino che quando lo metti in bocca c'ha il suo corpo, però c'ha il punto di alcol giusto, ma non aggressivo, c'ha questo di punto di frutta, ma non dolce, proprio
non so come dire, rispecchia e accontenta un po' tutti i punti del palato. È un vino impressionantemente buono, un vino che consiglio a tutti, un vino che tra l'altro ha una qualità prezzo impressionante. Signori, non ci resta nient'altro che provarlo. A voi e grazie. Tom Vitale, firma in The Weeds, in giro per il mondo e dietro le quinte con Anthony Bourdain. È il racconto di un amico del grande chef fino alla tragica fine di un personaggio noto anche al grande pubblico per i suoi programmi TV e l'attività di gastronomo che morì suicida nel 2018. Un libro che ripercorre la carriera, ma soprattutto la vita dell'uomo e del mito. Giunti Editore. Abbinare piatti e ricette ai personaggi dei cartoni animati e ai supereroi è solo uno dei trucchi di cucina davvero geniali nel libro In cucina con Marti e Michi di Francesca Messina. Nel volume 50 ricette che possono preparare i bimbi con mamma e papà, accompagnate da illustrazioni ma anche interattive con video che possono essere scaricati con il QR code edizioni LSUR. Senso Espresso, un viaggio nel mito del caffè, lo ha realizzato Mumac, il museo della macchina per caffè di Gruppo Cimbali, con antiche edizioni. Aroma, suono, vista, tatto, gusto e senso, i capitoli del volume, che è anche un viaggio di stile che ripercorre il mondo del design, della tecnologia e dell'innovazione nella cultura d'impresa italiana. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buon weekend!